Emanuele Pessi, benvenuto, grazie. Ben trovato. Insieme a noi ci sono i nostri compagni di viaggio, questo viaggio che non finisce, fatto di tutte le sfumature che una vita può avere. La tua parte in corsa subito. Sì, è vero, sono nato diciamo un mese prima del previsto, per cui stavo davvero per nascere in macchina. Hai sorpreso già subito tutti. Sì, il dottore ha detto alla mamma, non si preoccupi, nascerà alla fine di gennaio, e invece il 5 di gennaio sono nato, quindi è stata una cosa velocissima. Velocissima, velocissima anche come il tuo percorso, perché tu, a parte una grande passione sin da piccolo, un'attitudine ai numeri, alla matematica, alla scuola, ti laurei a 24 anni. Sì, a 23 anni, sì. 23? Sì. Emanuele, ti laurei e il giorno dopo cosa succede? Il giorno dopo comincio a lavorare, ovviamente. Sicuramente altri tempi. Sì, erano altri tempi, anzi, veramente dovevi solo scegliere dove andare, perché poi io ho fatto scienze dell'informazione, quindi era una facoltà che era molto richiesta. Tutto questo ti porta, sempre per una rapidità, non di oggi, non di questi tempi, a diventare dirigente a 33 anni. Come stavi dentro quel tuo lavoro? Benissimo, erano gli anni, si parla del dirigente nel 96, e poi ho lavorato 6 anni e mezzo con ruoli diversi, perché ho provato ad essere responsabile della ricerca e sviluppo, quindi mi interfacciavo con la Commissione europea, ero praticamente tutte le settimane a Bruxelles. Siamo nell'ambito dell'informatica, ma sì, siamo a livelli altissimi che ti consentono, essendo un dirigente, di condurre una vita, immagino, agiata, buona. Ah beh, sì, da quel punto di vista lì sicuramente sì, ripeto, erano altri tempi, comunque erano tempi in cui oggettivamente vedevo una camicia in un negozio e non mi preoccupavo, come invece faccio oggi, di chiederne il prezzo, quindi se mi piaceva me la compravo. Sicuramente è una cosa che comunque non mi ha mai dato la testa. Io ho cambiato strada, è importante precisarlo, assolutamente non perché non mi piacesse, mi sarei andato avanti tutta la vita a fare quello, ho cambiato perché il destino della vita mi ha messo su altre strade, quindi io dopo 6 anni e mezzo da dirigente, dentro la mia pancia probabilmente c'era qualcosa che mi chiedeva di fare di più. Non ho mai fatto un lavoro per più di 1 anno e mezzo, 2 anni di fila, quindi ero sempre alla ricerca di nuove sfide. È stato il caso a portarmi su quella che è stata poi la strada che sto percorrendo tuttora. Che stai percorrendo adesso. Allora, io ti ho introdotto e salutato dicendo, in questa storia ci sono alcuni elementi. C'è l'infanzia, c'è il gioco e c'è una doccia. Allora, il gioco l'abbiamo appena accennato e poi ci dirai, la doccia che c'entra? C'entra perché l'idea che appunto mi ha portato su questa strada mi è venuta un bel pomeriggio feriale, dove ho tornato a casa, mi ero fatto una corsetta al parco di Monza, perché io allora abitavo a Monza, e mi è venuta questa idea che allora io consiglierei geniale. Credo che molti di voi conosceranno il gioco dello scarabeo, in cui i mattoncini alimentari e gli atomi sono le lettere, lo scopo del gioco è formare delle parole. L'idea che mi è venuta era quella di scalare di un livello, quindi fare un gioco in cui il mattoncino elementare fosse la parola e lo scopo del gioco diventasse quello di formare delle fasi di senso compiuto. Quindi la tua idea sotto la doccia, l'illuminazione, è stata un gioco per bambini, un gioco da tavolo. Terzo. E l'hai proposto a una casa editrice, sì, importante, prima, che di giochi si occupa. Sì. E quindi poi, ci credono anche assolutamente loro. Assolutamente. E decidi che quella è la tua strada, te sì, la giochi tutta. Era, li lasci gli altri, quelli sicuri. Era estate, era luglio, mi ricordo che durante le vacanze con mia figlia a lei è venuta in mente l'idea di come chiamare questo gioco. Dovresti dirlo tu perché c'è la R e io non riesco a dirlo. No, poi prova, che è più divertente se lo dici tu. Mi spiace, Palorandia. Tu non l'avresti chiamato, no, così. No, vabbè, però mi sembrava una bella idea, il paese delle parole. E quindi niente, a settembre sono andato dal direttore del personale. Con quali parole ti sei rivolta al direttore del personale per dirgli, io non sarò più dirigente perché mi invento giochi? Ma è stato buffissimo, perché loro credevano che io andassi alla concorrenza e quindi mi hanno lasciato per 6 mesi macchina, telefonino, computer, per cui tutte cose spesate da loro? Sì, sì. Avevi, sì, anche, sì, questo? E beh, sì, in quel, erano anni appunto in cui tutto funzionava così, non solo per me ovviamente. Ho dato le dimissioni e nell'ottobre del 2002 ho fondato Creativamente. Quindi da oggi si gioca. Da oggi si gioca. E allora giochiamo con te perché ti vogliamo vedere all'opera. Va bene, andiamo qua a vedere un po' dove ti muovi, in che mondo oggi hai scelto di vivere e muoverti. Sono curioso. Eccoti. Buongiorno. Siamo qui per provare un gioco nuovo. Siccome questo gioco non è ancora pronto,
dobbiamo vedere se tutte le pensate che abbiamo fatto io e le altre persone con cui ho fatto questo gioco, se è divertente oppure no. Allora, questo gioco ha un bellissimo tabellone, cioè questo qui è un pochettino brutto, perché vedete deve essere sistemato, però alla fine il tabellone sarà proprio così. Allora, c'è questo alberello simpatico che si mette al centro del tavolo, che rappresenta l'albero delle stagioni. In questo momento questo albero rappresenta, secondo voi, quale stagione? Primavera. Veramente vorrebbe essere l'estate questo qua. Guardate com'è la primavera. Togli queste qua grosse e metti quelle verdi. Ne mettete un po' per uno? Con i bambini è andata proprio bene. Allora, è stato forte perché sono partito con l'estate, quindi con tutti... con la chioma verde brillante, e tutte e tre mi hanno detto primavera in coro. Poi vabbè, quando gli ho fatto vedere le palline piccole della primavera hanno visto la differenza. Mi chiamo Roberta e sono l'art director di Creativamente. Ho conosciuto Emanuele circa 20 anni fa, lavoravamo nella stessa azienda, io come grafica, lui come programmatore. Un giorno eravamo nei corridoi e mi dice se per favore potevo fargli un logo per un gioco che stava inventando. Io al momento mi è sembrata una cosa un po' strana, non l'ho proprio preso sul serio all'inizio. Poi mi sono messa, l'ho fatto e lui mi ha detto il gioco si chiama Giocosamente e l'azienda, il logo che vorrei creare si chiama Creativamente. Qualsiasi cosa nasce da lui come idea e poi io la metto vivamente in modo bello. Hai un secondo? Sì. Ok, ti volevo chiedere una cosa, per i bookshop. Mi chiamo Marta e mi occupo della parte commerciale. Io ho conosciuto Emanuele nel momento in cui proprio faceva questo passaggio, stava ancora facendo delle consulenze nel suo vecchio impiego, vedeva di non farcela. Evidentemente ha avuto anche il coraggio di mollare una cosa che conosceva già ma che poteva dare sicurezza da un certo punto di vista per buttarsi in una nuova avventura. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Sono Clara, sono la moglie di Emanuele. Mi ha colpito il suo carattere, sempre molto entusiasta, molto brillante, con tanta voglia di fare, con tanta energia. 3 anni fa anch'io mi sono licenziata da questa azienda dove lavoravo perché volevo affiancarlo in questo sogno. Ti ha un po' preso la mano. Da quando ha preso questa strada dell'inventare giochi, mi sembra una persona felice, una persona realizzata, una persona che ha trovato veramente quello che voleva fare, perché può inventare, può ragionare e quindi penso che non cambierà più. A volte si sveglia di notte, magari mi è venuta un'idea, si alza col blocco e prende appunti. Bisogna anche star lì dietro un uomo così, perché non ci si ferma mai, ti stanca. Anche le vacanze a volte diventano avventurose. Volevo anche dire che era una scocciatura e litighiamo tanto mentre lavoriamo. Questo interessa? Questo interessa? Beh, un po' sì. Un uomo che ti stanca, che non si ferma mai, un pieno di energia, beh, anche qualche scocciatura le avrà. Senti, ma davvero tua moglie Clara, sì? Architetto, anche lei è un posto sicuro, si licenzia per seguire te, la tua passione e questa tua nuova strada? Sì, lei lavorava al Sole 24 Ore, quindi un posto davvero sicuro, perché lei è architetto, quindi si occupava di tutti gli immobili, il Sole ne ha parecchi. Una famiglia di matti? Ma no, ma io credo che bisogna seguire la pancia, quindi in quel momento io avrei dovuto cercare sul mercato del lavoro una persona e mi ricordo che era sabato mattina, molto presto, e gli ho detto, avuto un'idea lei che cosa? E gli ho detto, senti, inutile che cerchiamo qualcuno, potresti farlo tu. Sì, magari insieme, si litiga, così, però secondo me potrebbe funzionare perché ci crediamo. A mezzogiorno avevamo deciso per il sì, l'ha giusto detto ai suoi genitori così per comunicarglielo, e lunedì ha dato le dimissioni al Sole 24 Ore. Sono matti, cioè è pazzo secondo voi lui, un incosciente oppure no, è coraggioso, ha il coraggio? Max? Sì, innanzitutto complimenti perché hai secondo me sfidato l'antropologia fantoziana di questo paese, che è quella tipica del posto fisso, che tutti cerchiamo il posto fisso e nessuno lo abbandona.
io la chiamo così. Però ti chiedo una cosa, visto che tu oltretutto eri dirigente, guadagnavi molto bene e ti piaceva anche il tuo lavoro, come hai detto, e anche tua moglie era una persona socialmente elevata a livello lavorativo, se tu non avessi avuto la sicurezza economica, cioè di poter, secondo me, cadere in piedi, perché non guadagnavi 1200 euro al mese, e anche alla luce di quelli che sono i problemi di questo paese in questo momento, cioè l'accesso al credito, cioè chi vuole chiedere un prestito per mettersi in proprio, sia che sia azienda piuttosto che famiglia, ha dei problemi. Come ti saresti comportato se fossi stato un impiegato delle Poste? Domanda. Ma guarda, allo stesso modo, nel senso che io chiaramente quando ho dato le dimissioni ho messo da parte un piccolo gruzzolo che mi è servito all'inizio. Quindi io per i primi 5-6 anni non ho guadagnato un euro, anzi ho consumato la mia dote che mi ero messo da parte negli anni precedenti e con quella, chiamiamola, sorta di liquidazione. Però prima Arianna ha detto che uno dei miei talenti principali sono i numeri. Una cosa che ho realizzato poco tempo fa, diciamo nell'ultimo anno, è stata che io non immagini quanti business plan ho fatto nel mio lavoro. L'unico business plan che non ho fatto è stato quello di Creativamente. Sembra una cosa assurda. L'ho capito un anno fa dopo che ho fatto questa considerazione, e cioè se lo avessi fatto non avrei potuto fare Creativamente, perché con tre giochi facevamo fatture. Traducici business plan per tutti. Scusatemi, no, business plan vuol dire devo fare un'attività e devo decidere facendo una previsione, diciamo, su 3 anni, su 5 anni. Quanto investo, quanto costi posso... e ricavi. Costi e ricavi. Quello, ecco, che sono i miei allora costi. Rimaniamo su questo, costi e ricavi. Eri un dirigente, avevi dei ricavi molto alti, sì. e sicuramente avendo, dei, come sei detto tu, dei privilegi come la macchina, il telefonino, il computer, costi relativi. Oggi che tutto in mano a te rispetto a ieri? Guarda, allora, la proporzione è semplice. Il guadagno di oggi è circa un decimo di quello che guadagnavo 10 anni fa e il tempo che io dedico a Creativamente è circa il doppio, nel senso che io, vabbè, adesso è il periodo caldo, comunque diciamo mi alzo prestissimo senza puntare la sveglia e lavoro molto. Prima non lavoravo il weekend, pur essendo dirigente, sì, magari andavo a fare delle missioni e stavo via sabato e la domenica. Quindi se moltiplichi un decimo e ci aggiungi il doppio, io ci ho perso, diciamo, 20 volte. Poi ci dici cosa c'è da guadagnato, oltre a quello che comunque già traspare. Però Alessia voleva dirci qualcosa. Complimenti Emanuele, la tua storia è bellissima. Grazie. Senti, mi scrive un ragazzo, un giovane veronese imprenditore, mi chiede, in Italia per fare Perché impresa... Alessia ha un blog, per cui raccoglie, sì, un mondo. Parla tante lei, lettere, ma parla per tantissime persone. Tante lettere di tanti ragazzi che oggi vogliono fare impresa. Mi dicono, per fare impresa in Italia bisogna essere dei pazzi o dei sognatori. Forse tu sei entrambe le cose. Voglio sapere cosa ne pensi e che consiglio dai a un ragazzo che oggi vuole mettersi in proprio. Allora, pazzo non mi piace, ma non perché è una patologia, perché credo che alla fine la razionalità c'è, e anche non aver fatto il business plan di Creativamente era perché in realtà era quello che io volevo fare veramente. Anche sognatore tutto sommato non mi piace, perché sognatore viene assimilato a una persona che non ha i piedi per terra. Il consiglio è di non fare business plan, di sentire la propria pancia e di guardare avanti. È chiaro che se uno non ha, come dire, una piccola riserva per iniziare, non deve farsi prendere dal panico, perché io questo panico l'ho vissuto, perché dopo 5 anni avevo ampiamente consumato la mia dote e in effetti ho dovuto fare altro. Quindi io in questo percorso di 10 anni che adesso vi racconto come se fosse tutto rose e fiori, ho comunque abbinato un secondo lavoro durante il periodo di Creativamente, che mi serviva comunque per vivere. Ho avuto fortuna come sempre, nel senso che ho fatto gli incontri giusti, quindi ho potuto fare questo lavoro come consulente che finanziava me stesso e finanziava Creativamente. Però l'importante è non mollare mai, cioè se uno ha un sogno non può pensare che il sogno si realizzi in 6 mesi, deve avere la tenuta psicologica del proprio entourage familiare, di chi gli sta attorno, dei propri amici, per dire questo voglio fare. È un po' come l'allenatore della squadra di calcio, non posso cacciarlo dopo 3 partite, devo dargli almeno un anno di tempo e qui devo prendermi del tempo. Quindi come possiamo? Bisogna, secondo me, io dico sempre una metafora, quando uno è seduto sull'asfalto e sente sulle proprie terga il caldo dell'asfalto, è costretto a rialzarsi, non può stare lì.
Quindi è una questione di tirare fuori tutto. Io ero esattamente fermo ed era il 2007, quindi non era più il 2002 dove l'agio era completamente diverso. Mi sono alzata, forse l'asfalto cominciava a pesarmi, quindi Emanuele, io ti ringrazio, ti accompagno accanto a Marta che ti ha fatto queste osservazioni. Tu resti però con noi per tutta la nostra chiacchierata, quindi conoscerai le altre storie e chiaramente anche tu intervieni e continui a darci la tua voce e il tuo contributo, perché adesso incontriamo e conosciamo un'altra storia. Di lavori direi che li ha fatti tutti, alcuni mi hanno colpito particolarmente, non li ricorderò tutti, però sicuramente ha fatto il parcheggiatore di autoscontri, me lo ricordo, il fotografo, il cuoco, il poliziotto e poi anche il vice direttore di banca. Tutto questo per arrivare finalmente alla sua vita, alla sua passione. Allora io direi, questa volta partiamo dalla fine, partiamo da qui. Nessuno dovrebbe svegliarsi da solo la domenica mattina. Quando penso a mio padre lo vedo ogni volta tornare coi fiori per casa, ma se guardo il tuo lato del letto è rimasto un cuscino e mi manca piuttosto l'incanto di averti incontrata e tenuta per mano. Non ho chiesto mai dove sei stata e con chi passi la notte, che l'orgoglio si nutre da sempre delle cose più incerte. Ma nelle ore che prendono polvere ho avuto il sospetto che se il tempo è qualcosa da perdere, quello trovato non era al tuo posto. Io camminerò ogni passo che abbiamo creduto non fosse abbastanza. Io camminerò sopra metri di rabbia e d'amore, qualunque distanza. Io camminerò. Sono nato nel cielo di luglio e ho mancato di un soffio. Sette mesi nel settimo giorno, quasi un cerchio perfetto. Sul divano di occhi occupati a studiare il soffitto. La mia vita era un piano inclinato e sei buchi nel muro che fanno salotto. Rabbia d'amore, qualunque distanza. Per me che sono solo un uomo, ho scelto i sogni al mio destino, per l'innocenza ed il perdono, adesso tremo e vivo. Io camminerò, ogni passo che abbiamo creduto non fosse abbastanza. Io camminerò sopra metri di rabbia e d'amore, qualunque apparenza. Camminerò, i tuoi occhi caduti sul posto a contare gli errori. Camminerò con il fiato di muscoli tesi tra il cuore e le mani. Io camminerò. Camminerò, Francesco Spaggiari. Francesco, benvenuto. Ma grazie. Quanta strada e quanti lavori per arrivare fino alla tua passione che in realtà era con te da sempre. E quanta ancora? Non si finisce. No, non credo. Senti, camminerò sopra metri di rabbia e d'amore qualunque distanza. Quanta rabbia e quanto amore per arrivare a questo sogno? Beh, una rabbia propulsiva, quindi non è soltanto di rancore, è proprio di forza, di voglia di fare. Io ho elencato un po' di lavori che hai fatto. A me il parcheggiatore di autoscontri mi diverte moltissimo. E quello penso sia stato il migliore, in effetti. Sì, perché poi il poliziotto e il cuoco. Vabbè, cioè, quella come è stata la leva. L'ho fatto. E poi però il vice direttore di banca, è vero? Sì, mi sono licenziato l'anno scorso. Ma hai sentito?
C'è stato corale. Cioè, tu nel 2011, in piena crisi mondiale, quando il mondo aspira a un piccolo lavoro, qualunque esso sia, ti licenzi dalla banca, da vice direttore? Io ho chiesto l'aspettativa, non hanno voluto e alla fine ho detto, vabbè, ma io che voglio fare nella vita? Un musicista. E noi ti abbiamo conosciuto in un luogo decisamente singolare, perché tu esci dalla banca e poi scegli la strada. Ci sono dei giornali, ci sono delle strade, ma dove sei qui? Lì sono in un'edicola a Trastevere, questo è lo spot che abbiamo ideato per la promozione del mio primo disco, si chiamava Riedicola Tour, erano una serie di concerti nelle edicole, perché ho pensato di dare il mio disco, non avendo ancora una distribuzione, direttamente in conto vendita alle edicole. E però ho detto, vabbè, adesso che stai in edicola, ma chi lo sa che stai in edicola? Per cui, per attirare l'attenzione, ho pensato che ad ogni edicola che aveva e che ha ancora il conto vendita del mio disco, io ho fatto in strada un concerto chitarra e voce in cui raccontavo le canzoni che avrebbero potuto comprare dall'edicolante. Ma la gente come reagisce? Io lo consiglierei a chiunque tra i musicisti di stare in strada, perché è sorprendente quanto sia importante vedere la reazione di gente che non se l'aspetta, di passanti che inaspettatamente vedono questo cantante di strada che accanto a un'edicola dice delle canzoni e poi vende il suo disco. E arrivi a un'edicola molto importante, vicino all'Ariston. Teatro Ariston Sanremo, giorni dei festival di Sanremo, e oltretutto qualche giornale, rimanendo in tema edicola, titola I migliori stanno fuori. Sì, e c'eri tu. È successo esattamente questo. Il primo giorno di rassegna stampa all'Ariston, tra gli articoli ne esce uno di un giornale romano che titola Il vincitore di Sanremo viene da Roma e suona per strada. Per cui sono scesi, volta per volta, in strada, io ero a Piazza Colombo, accanto al palco dei Pink Floyd, c'ero io in un'edicola con il mio amplificatorino piccolino a cantare le canzoni. È stato molto bello. Ti sei mai pentito di aver lasciato quella banca? No. Anche perché una banca te la sei ritrovata, la tua fidanzata dove lavora? In banca. Vabbè, però vai, Francesco, ma se l'avessimo scritta non sarebbe stata così. Allora, io non sono un'edicola. Facciamo che questo è un po' un copione che sta di giornale, tu leggimelo, reggimelo così. Questo, non sono un'edicola, però vale lo stesso. Certo che vale. Autoprodotto questo da Francesco Spazzari. Questo è il nuovo. Ok, quindi siamo arrivati quasi al secondo. Siamo arrivati al secondo, questa Camminerò era il primo singolo del disco nuovo. Grazie perché questo percorso che ci hai fatto compiere con te ci racconta ancora una volta che abbiamo tutta la vita davanti, ma davvero scelta ardita e coraggiosa. Senti, io ti invito a rimanere tra noi se ti va, anche con la tua chitarra. Grazie. Grazie Francesco. Ciao. E non finiscono le storie, perché tra poco ne avremo una tutta al femminile per dirci ancora una volta che abbiamo tutta la vita davanti. Bentornati e benvenuta Letizia, Letizia 40, un'altra storia. Dicevo una storia tutta al femminile, ma ci sono degli elementi che comunque si intrecciano. Intanto una bambina curiosissima che leggeva. Sì, sostanzialmente sì. Quindi anche tu amante della scuola, c'è questo elemento? Sì, io, amante della lettura, devo dire. Io tengo a dirlo, vengo da una famiglia molto comune, una famiglia non di viaggiatori. I miei erano dipendenti statali, facevamo tutte le vacanze in Puglia dai nonni, proprio una famiglia molto media. Però io leggevo in una maniera anche eccessiva, se vogliamo. E la lettura mi ha acceso tante curiosità. E il pallino di viaggiare, di conoscere il mondo e quindi di imparare le lingue. È sempre stato tuo, per cui appena hai l'occasione, finita la laurea, comincia a partire e non ti fermi più, diciamo. Parto prima, perché sono stata uno dei primi Erasmus. Esatto. E poi finisco la laurea e riparto. Allora, la laurea fa sì che tu sia un ingegnere delle telecomunicazioni. E cominci i tuoi viaggi, li continui in qualche modo, e quindi c'è Londra, c'è Berlino, c'è Parigi, non necessariamente in quest'ordine. Una giramondo che però sceglie di far nascere e crescere suo figlio in Italia. Sì. Ecco, arriviamoci, perché comunque la tua laurea e il tuo percorso ti portano ad avere un lavoro importante, un ottimo lavoro. Sì, devo dire, già il mio primo lavoro a Berlino era un lavoro quasi scandaloso da quanto era ottimo, perché era
estremamente ben pagato, con tanto tempo libero e tante ferie. In una città incredibile, perché Berlino è una città che io ho amato con grande passione, una città proprio frizzante, dinamica. È però un lavoro che non mi piaceva, il lavoro in sé. Torno a studiare. Il primo passo è stato andare a fare un MBA all'INSEAD in Francia, che è una delle migliori business school del mondo. Torno nel mondo della tecnologia da cui provengo e vado a lavorare a Londra per una grande multinazionale. Nel frattempo impari tutte le lingue possibili e immaginabili. Nel frattempo coltivo questa passione per le lingue e quindi arrivo a Londra che già parlo 5 lingue, l'inglese in particolare molto bene. E a Londra comunque trovo un ottimo lavoro in un ambiente molto dinamico, molto internazionale, molto giovane. Tutto sommato un buon lavoro dove io stavo bene. E Londra è comunque una città in cui si vive, se ce lo si può permettere, si vive molto bene. E tu potevi permettere? Sì, 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 assolutamente. Me la sono molto goduta. Gli anni di Berlino e di Londra io me li sono goduti. E poi che succede? Com'è che scegli, dopo tutto questo percorso, questo cammino, questa comunque sete di conoscere nuovi mondi e tutto, scegli di tornare all'Italia e in particolare dove? A Verona, la mia città. E torno in realtà proprio per la nascita di mio figlio, non pensando di fermarmi. E invece poi comincio a pensarci e mi rendo conto che Londra per crescere un figlio non è proprio poi così banale. Quindi per un periodo io sono a Verona con il mio bambino, lavoro part time e faccio home working, quindi lavoro da casa per il mio lavoro di Londra. E questo è un periodo di passaggio durante il quale inizia il momento successivo. Che qual è? Quale potrebbe essere? In tutto questo imparare lingue, conoscere cose, spostarsi continuamente, c'è una cosa forse banale, e cioè in che lingua parlo a mio figlio? Come comunico con lui? Per cui un po' ti perdi, ti smarrisci su questo elemento. All'inizio, se non sbaglio, scegli l'inglese. Sì, sì, e rimango sull'inglese, non ho più cambiato la scelta. Però, cioè tu parli in inglese a tuo figlio, però ti rendi conto che è un po' isolato, è un po' solo? No, no, lui assolutamente non è solo, sono io che ho sentito un po' la difficoltà di come gestire questa decisione. Se per lui non era un problema, perché per te era un problema? Il problema è per te genitore, in quel momento in cui diceva bene, io parlo solo inglese con mio figlio, benissimo, incontro la vicina di casa, che faccio? E lei chiaramente l'inglese non lo capisce, parlo in italiano perché devo coinvolgere la vicina, però a mio figlio io parlo solo in inglese, continuo a parlare inglese a mio figlio e traduco italiano in italiano per la vicina. Sono piccole decisioni che un po' si improvvisano, un po' però se uno ci riflette dice ma ci sarà qualcun altro che ha questa esperienza, qualcuno con cui confrontarsi. Quante persone hai trovato con questa? Migliaia. migliaia di persone, perché da questa domanda, da una domanda, è nato un blog. È nato un blog che oltretutto ha un titolo giocoso che è appunto Bilingue, sì, in gioco. Per gioco. Per cui da lì ti si è aperto il mondo delle persone che trovavano come te le stesse difficoltà. Sì. Come faccio a comunicare? Quale lingua scelgo? Voi penserete a questo punto si sarà fermata. E invece no, dopo aver coinvolto un mondo in tutto questo, Letizia va avanti e decide che è arrivato il momento che in Italia i bambini, ma anche i genitori, giocando, imparino le lingue, imparino l'inglese, e così, divertendosi e giocando, nasce tutto questo. Andiamo a vederti però sul campo. Letizia era un ingegnere telecom, molto ingegnere, molto quadrata, e questa cosa le è rimasta, devo dire. Però nel tempo ha sviluppato anche un'attitudine creativa molto forte, quindi l'inizio della sua attività secondo me è stato guidato da curiosità da un lato verso il mondo e creatività dall'altro. Adesso vi faccio vedere un playgroup che si articola in più momenti. Ci sarà una storia che verrà raccontata e mimata tutti insieme, ci saranno delle canzoni, dei piccoli giochi e leggeremo probabilmente un libro. Quindi da questo momento in poi io mi rivolgerò solo in inglese, ok? Hello everybody, hello, hello, are we ready to start? Everybody down. Forehead. Letizia ha trovato un metodo decisamente nuovo per rapportarsi con i bambini e insegnare loro questa lingua straniera. Più che insegnare, lei fa vivere la lingua
in questi gruppi di gioco dove si canta Five little monkeys jumping on the bed, one fell off and bumped his head. Mamma corre da fuori and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Con Letizia, con il progetto Learn with Mommy, ho avuto l'opportunità davvero di ritrovare la mia vecchia passione in una maniera imprenditoriale che mi consentisse di vivere e di costruirmi un futuro. Per quello ho lasciato il mio lavoro a Londra, sono ritornata in Italia, ho iniziato la promozione, siamo partiti con i playgroup a Milano. Sicuramente l'entusiasmo di Letizia e sapere di una storia di successo simile alla mia mi ha aiutato a prendere questa decisione. It is right, yeah? Nella Letizia di oggi io rivedo la caparbietà che aveva un tempo, che l'ha sempre contraddistinta. Sicuramente il fatto di crescere Alexander da sola l'ha resa ancora più forte. Letizia ha sviluppato un progetto di formazione legata ma non strettamente legata al bilinguismo, che è la creazione di una scuola elementare, e può anche fungere in qualche modo da esempio per la scuola più in generale, che attraversa momenti un po' complicati, un po' di crisi, e che secondo me ha bisogno di questo tipo di iniziative imprenditoriali e di questo tipo di entusiasmo. Is this the crocodile? No. Is this the green crocodile? I miei genitori sognavano per mia sorella un futuro da insegnante con un posto fisso. Soprattutto mio padre, che è una persona molto, come dire, solida e concreta, diceva: no, ma sei impazzita, ma cosa fai? Ma lasci quel lavoro. Ma un figlio ha il diritto di inseguire una sua strada, un suo percorso. E quello che Letizia ha fatto. Che la figlia sia impazzita, un fratello che dice che invece i figli hanno il diritto e forse il dovere di seguire quel che sentono, quel che possono fare. Il primo, ti ricordi tu il primo momento? Dove è iniziato questo playgroup? Dove eravate la prima volta? A casa mia, la primissima volta, perché in realtà il playgroup non è nato tanto da una mia proposta, ma da una domanda che arrivava dalle famiglie, che continuavano a dirmi: ma ci fai, ma ci organizzi, perché seguivano il blog. A un certo punto gli ho detto: va bene, dai, facciamolo. E quindi un primo laboratorio è stato a casa mia. Dalla tua casa all'idea di una tua scuola, perché ci hanno raccontato che il progetto, come abbiamo sentito, è questo, una scuola appunto bilingue. Certo, pensarti partire da casa e arrivare a questo... Non mi sconvolge. Io nel momento in cui sono partita sapevo che volevo fare qualcosa di grande, che andasse al di là del locale. Senti, vediamo se ti sconvolgo così. Qui c'è un giornale, c'è un articolo che titola "Una veronese inventa la scuola del futuro". Allora, l'idea che tu sia colei che inventa la scuola del futuro ti sconvolge? Mi emoziona, ecco. Mi emoziona, sì. Questo è il nuovo progetto, no? Che è nato dopo i playgroup, il Learn with Mommy. Io l'ho chiamato Aurion, che vuol dire domani in greco antico, ed è il progetto di fondare una scuola elementare assolutamente innovativa che vada al di là della proposta delle lingue. Una scuola che veramente prepari i bambini per la società di domani, lavorando in maniera nuova con gli insegnanti. Come sai, Letizia, le nostre storie si intrecciano, si intrecciano con i nostri compagni di viaggio. Allora c'è Silvia che chiede subito di comunicare con te. Mi interessava sapere due cose in particolare. Uno, qual è stato l'investimento iniziale, sempre perché qua abbiamo sempre un po' paura che per camminare da sole ci debbano volere dei capitali mostruosi. E poi, visto che hai questo sguardo lungo di fondare questa, diceva l'articolo, la scuola del futuro, sarà sicuramente una scuola privata, o stai pensando a come possa essere resa accessibile a tutti perché non sia solo un privilegio? La prima domanda: io non ho fatto investimenti nel mio primo progetto. Allora, chiaramente anch'io, come anche ha raccontato Emanuele, avendo avuto un buon lavoro prima, avevo comunque qualcosa da parte, quindi avevo un attimo di tranquillità. Dopodiché però non ho praticamente investito nulla, ho investito tantissimo tempo
ma tanto, il che vuol dire che ho imparato a fare tutto io, a curarmi il blog, a curarmi la grafica del blog, a fare qualunque aspetto, i volantini, tutto, il che vuol dire che c'è proprio un investimento di tempo importante. La seconda questione è quella, scuola privata, sarà un privilegio? Allora, di necessità privata, perché non sarebbe possibile per legge una soluzione alternativa, ma io non voglio fare una scuola elitaria. Quindi il mio progetto è di fare una scuola a fasce di reddito, con un modello, se vogliamo, vicino a quello della Bocconi, no? A fasce di reddito. Chiede la parola a Mauro. Mi sembra di stare su scherzi a parte. Perché? Emanuele ha rinunciato a un posto bellissimo, ben pagato, pensa un po', dopo un anno ancora c'aveva l'autista, il telefonino, la macchina. Lei lascia l'IBM, anzi, prima no. Ancora ce n'era uno ancora meglio di quello. Non capisco, Francesco... Emanuele, perché la creatività e l'arte spingono dentro, bussano e uno deve aprire. Mi è successo anche a me, anch'io ho lasciato un lavoro, ma non era tanto importante, non è che ci ho rimesso tanto. Solo che mi piace Francesco scrivere. Francesco ha lasciato la banca, era vice direttore. Lo so, apposta ho detto che l'arte spinge però, così pure a me. Io ho lasciato poco, insomma, però mi piaceva scrivere, anche perché poi Orazio diceva Carmina non dante pane, non è che lo faccio per dire. Sì, l'ha ripetuto anche qualcun altro un po' di tempo fa. Sono sto in pensione. Però alla signora vorrei dire, intanto abbiamo parlato di tutto, mi permetta lei, non me ne voglia, ma l'operatore occulto della sua famiglia o il padre del bambino, dove sta? Il padre di mio figlio vive a Londra, quindi fa parte della vita affettiva di mio figlio, è d'accordo, ma non fa assolutamente parte dei miei progetti lavorativi, che sono gestiti assolutamente in completa autonomia da me. Ma è d'accordo con le sue decisioni rispetto al bambino? È una situazione familiare che sinceramente non mi sembra che sia questo il luogo. No, perché no, ti interessa questa cosa, Mauro? Scusa, sei partito, questo sembra uno scherzo. Poi No, perché tutte queste cose sono lontane dalle famiglie che viviamo noi, ecco. Sembra proprio un altro Allora, mondo. Sentiamo un po'. Allora, c'è Andrea che vuole intervenire. Al di là delle questioni personali della signora, io sono molto spaventato da questi progetti. Spaventato? Sì, soprattutto quando si tocca il settore portante della civilizzazione di uno Stato, che è appunto l'istruzione. Io ho una mamma insegnante in una scuola pubblica, in un liceo classico, e lei è molto attiva dal punto di vista delle esperienze di laboratorio, di gruppo, e io credo che i playgroup sono proprio quelli. Quelli di stoici professori che stanno anche senza essere pagati, anche senza extra, nei pomeriggi nelle scuole pubbliche per cercare di portare avanti dei progetti di lavoro. E mi spaventa questo perché si va verso una privatizzazione della scuola. Allora, sentiamo che... anche Alessia, perché abbiamo pochissimo tempo e poi chiaramente diamo la parola a Letizia. Ciao Letizia, io sono veronese come te, parlo quattro lingue, sono laureata. Dopo 5 anni all'estero sono tornata anche in Italia, solo che è un anno che non lavoro. Forse erano altri anni? Cosa ne pensi? Ma allora, rispondo nell'ordine. La scuola pubblica italiana è alla base del paese, della democrazia. Su questo non si discute. E l'obiettivo mio, soprattutto nel nuovo progetto di creare una scuola elementare, è di creare delle pratiche che vadano un po' a porre delle domande nuove, che vadano molto al di là dell'esperienza della scuola, ma che influenzino sul dibattito. È innegabile che c'è una crisi della scuola, una crisi abbastanza pesante della scuola, e che ci sia bisogno di qualche spunto di riflessione nuova, di qualche pratica nuova. Su questo è innegabile, perché la crisi è davanti agli occhi, invece la soluzione sinceramente non mi sembra che ci sia. Quindi, e con tutto il fatto che nella scuola ci sono tantissimi talenti, assolutamente, però c'è anche... Ma la soluzione non credo sia andare verso una privatizzazione, verso delle iniziative imprenditoriali che possono permettersi solo dei privilegiati. Io penso che bisogna cercare di portare queste idee all'interno della scuola pubblica dal dentro, non ci si improvvisa professori, insegnanti. Lei, se non sbaglio, viene da un altro settore, non credo che si possa improvvisare una cosa del genere. Ma infatti stiamo discutendo del futuro dei nostri bambini. Sto
ragazzi. Improvvisando nulla, perché nel progetto della scuola elementare io ho un team scientifico veramente corposo, pedagogista, due professori di scienze della formazione di Verona e di Trento, docenti della Bocconi, tutto un team di esperti che lavora nel mondo della scuola pubblica. Sentiamo da più anche di 30 anni, Deborah. E insegnanti. Scusa, posso rispondere anche ad Alessia? No, neanch'io sono tornata dall'estero, ho trovato lavoro, me lo sono creato, è un'altra cosa, questa è una cosa che mi sono creata da sola. Deborah? Volevo sapere il primo impatto che hanno avuto i bambini con l'approccio a una lingua straniera, le loro reazioni iniziali e cose del genere. Osservano, sono stupiti, sono in silenzio, e sono preparati dai genitori al fatto che partecipano a una cosa magica e il loro sguardo è quello un po' magico di vedere cosa succede. C'era Francesca? Io sono un po' interessata anche per la mia provenienza a capire un po' quello che c'è dietro la tua scelta. Volevo capire quanto il fattore contesto è importante o quanto invece la determinazione e le qualità personali. Tu hai scelto di operare in un settore non prossimo a quello che hai studiato, però voglio dire, l'avresti potuto fare magari in altri campi. È l'humus che tu hai respirato, questa tua attitudine, oppure ti sei fatta influenzare un po' Letizia? Sì, dalla tua situazione? Non so, forse l'avrei potuto fare in altri campi, però il punto fondamentale, secondo me, della domanda è: non l'avrei potuto farlo se non avessi accumulato strada facendo tutto un bagaglio di competenze, che non sono solo le competenze linguistiche, anche le competenze di gestione, anche tecniche, tecnologiche, che oggi si integrano in questo progetto. Sicuramente non l'avrei potuto fare altrimenti. Io sto dispiegando tutta una serie di esperienze. Sì. Sentiamo anche Emanuele, perché Emanuele Pessi, che è qui con noi, vuole dire la sua su questa storia. Sì, voglio dire la mia, perché volevo rispondere appunto al signore che ha detto: siamo su scherzi a parte. Siamo in tre, siamo un buon campione, non è uno scherzo, cioè sono tre storie vere. C'è chi ha lasciato 10 anni fa come me, c'è chi ha lasciato un anno fa, quindi bisogna avere anche rispetto per questa cosa. La chiave è quello che ha detto Letizia. Noi lavoriamo, io lavoro 16-18 ore al giorno, non so quanto lavoriate voi due. È chiaro che bisogna pescare energie da dove le si trovino. Il mondo del posto fisso non c'è più, se il lavoro non lo trovo me lo invento, che non vuol dire essere inventori, è un rischio, è una cosa complicatissima per chi ti sta intorno, per la tua famiglia, per i tuoi figli, però è meglio che come dire aspetto che cosa succeda. In tutto questo ci sono, scusate, Andrea e Francesca, velocemente. Ma di che cosa stiamo parlando? Qui sono storie di persone che avevano una base economica piuttosto fluida. Okay, il ragazzo che invece suona alle edicole, quello sì che c'è una parola d'ordine che è nobilissima, che è quella della fatica. La fatica di stare lì ore e ore davanti all'edicolo a suonare. Sentiamo anche qui Francesca. Stiamo parlando di gente che ha da base economica. Passami con la Francesca e poi... Sogno son desta, nel senso, io sono la 28enne, laureata anch'io a 23 anni, anch'io bagaglio di massima esperienza, tutto quello che volete. Anch'io concordo sulla questione economica, i sogni vanno rincorsi, bisogna darsi anima e corpo, però io quando vado al supermercato, quando vado a fare i colloqui e mi dicono come sei brava, come sei bella, ma hai solo 28 anni, hai fatto tutte queste esperienze, tutto quanto, però non abbiamo soldi, non ti possiamo pagare, uno, due, tre, alla quarta volta io ho detto, lo sapete che faccio? Ma vado al supermercato, riempio tutto il carrello e quando mi chiedono i soldi dico, vi do un curriculum, quant'è la carne? 20 euro? 2 pagine di curriculum, quant'è il latte? Altre 3 pagine, perché mi viene da ridere? Allora poi... complimenti, perché secondo me sei bravissima e vali tantissimo, quindi sicuramente hai un bagaglio di esperienze e un curriculum fantastico che io non ho, quindi assolutamente complimenti. Seconda cosa però, la tua è stata una scelta e la cosa più bella, la cosa che manca oggi è avere la possibilità di scegliere. Francesca conclude amaramente. Letizia, Letizia vuole rispondere in veramente due parole. Sì. Io probabilmente avrei avuto un'esperienza simile se non avessi fatto la valigia e fossi andata all'estero. Sicuramente per me andare all'estero è stata la chiave di svolta e quindi questa è una cosa. Ci prendiamo questa. Ci prendiamo questa, ma tanto tu resti con noi, mica vai via. Quindi continueremo ad ascoltarti, perché adesso c'è un'altra storia. Tre giovani toscani che hanno avuto una bellissima idea, non solo in testa, ma sulla testa, tra pochissimo.
abbiamo raccontato le nostre storie e quindi abbiamo ascoltato Emanuele, Letizia, che ha veramente mosso un mondo e scatenato un gran dibattito, poi Francesco e Antonio, il nostro disegnatore. Tu hai scelto di riassumere così la storia di Letizia? Vediamo. Così. Negli interventi, diciamo, che abbiamo sentito, io ho letto, o più che altro visto, questa immagine. Tu che inviti a fare un gioco come di consueto in inglese, are you ready? Ma stavolta ti viene risposto di no. Mi dispiace, Letizia. E a dire no è Mauro, che insomma va bene. Allora, questo è il riassunto del nostro Antonio. Adesso però partiamo, andiamo a Firenze e conosciamo un'altra storia che parte come gioco e poi però diventa realtà. Mi chiamo Veronica Cornacchini. Matteo Gioli. Ilaria Cornacchini. Cappellai del team di Super Duperezze. La nostra storia è quella di tre ragazzi che si sono messi dal nulla a fare i cappelli e sembra che vada bene. Super Duper è un progetto nato inizialmente un po' per gioco, cioè noi abbiamo iniziato a fare i cappelli sostanzialmente per noi stessi. Poi, diciamo, si è allargato un po' il giro, cioè abbiamo provato a far diventare questo gioco una cosa un po' più seria. I primi passi sono stati difficilissimi perché non esistono né libri, né corsi, né video che ti spiegano, ti insegnano a fare un cappello. Super Duper viene da una canzone del 29 di Irving Berlin, si chiama Putting on the Ritz, in cui dice "Trying so hard to look like Gary Cooper, Super Duper". Trying hard to look like Gary Cooper, Super Duper. Abbiamo scelto di fare i cappelli perché era una cosa che nessuno faceva più. Un accessorio che può esprimere molto la personalità, ma è un oggetto che fa la differenza. Buongiorno Gian Piero. Ciao. Sono arrivati tardi oggi, come va? Tutto bene? Ciao, tutto bene. Il mio lavoro è fare forme in legno per cappelli e borse. E di loro mi ha entusiasmato la passione del cappello e di voler fare un qualcosa di carino e di nuovo. Da questi maestri ho sicuramente ereditato una manualità, tutte le tecniche di lavorazione, come si forma un feltro, come può essere rifinito. Prendere un lavoro di un secolo fa fondamentalmente e cercare di attualizzarlo per il mondo e per la società che ci circonda è uno degli aspetti più belli. E tante volte si sono visti tanti lavori, tanti mestieri più che altro, andare perduti perché la bottega era rimasta chiusa. Dopo di me, per ora come ora, non c'è continuità. Tanti giovani iniziano a guardare al passato per imparare dal passato e riproporsi, reinventarsi in qualcosa di nuovo, in qualcosa di attuale, facendo però tesoro di quello che era un lavoro sicuramente antico. Non sono più gli anni 80 in cui era più facile trovare lavoro, in cui l'ambizione poteva essere quella del posto pubblico. Ora sicuramente il periodo storico è cambiato e dovrebbero cambiare di conseguenza anche i giovani. In Italia si tende a privilegiare il grande nome, il grande brand, e c'è forse meno curiosità e meno interesse di scoprire delle realtà nuove e piccole. Se è una cosa in cui credi, come è Super Duper per noi, non hai paura di lavorare, hai paura di non riuscire a sopravvivere abbastanza per non vedere i frutti di tutto il tuo lavoro. Noi abbiamo un approccio molto fisico. Sicuramente ci sono degli schizzi, dei disegni, ci sono dei punti di partenza, delle ispirazioni, assolutamente. Ci piace lavorare sul manichino, cioè sul capino, sulla testa, che si può vedere realmente se funziona. Ogni cappello diventa Super Duper solo se lo indossassimo noi per primi. Uno lo sa portare il cappello
quando ci si sente a proprio agio, perché se te lo metti perché per moda o perché qualcuno ti dice di indossare un cappello, non starai mai bene. Star con i giovani fa sempre bene. Uno ringiovanisce, vedendo l'entusiasmo viene trasmesso anche a chi magari comincia a averne un po' meno, forse. Cercherò di seguirli fin tanto posso. Grazie Ilaria, Veronica e Matteo, però Federica vuole subito intervenire. Di tutte le storie che abbiamo visto oggi, questa a mio parere è la più bella, perché qui c'è tutto, c'è la creatività dei giovani che si approcciano recuperando anche il passato e l'artigianato, è bellissima. È piaciuto, siete d'accordo? Mi sembra anche voi con Federica. Tu, Mauro, è entusiasta, però avete sentito a un certo punto qualcuno ha detto Matteo, il tempo è cambiato, il periodo storico è cambiato, dovrebbero cambiare anche i giovani. Quindi guardo un po' i giovani, non so quale giovane vuole rispondere, mi sembra che Silvia cerchi un microfono, per cui a te la risposta. Grazie, io sono una grande fan dei giovani artigiani, sono vestita giovani artigiani dalla testa ai piedi, non è per fare una reclame, però sto anche riscoprendo un po' l'importanza del gesto dell'acquisto, anche dove vai a mettere i tuoi soldi, anche per incoraggiare cose di questo tipo, o per dire un esempio di una che mi viene in mente, una ragazza che fa vestiti su carta modello originale negli anni 40 e 50, ha cominciato cucendo 40 pezzi di notte, adesso ha un suo marchio che va in giro per l'Europa, quindi un grosso rischio, soprattutto su un lavoro poi artigianale su cui dicono che i giovani non vogliono più investire. Esatto, le botteghe sono chiuse, i lavori non vanno avanti, non c'è nessuno che vuole imparare, nessuno a cui tramandare. Sergio? Io volevo aggiungere a quello che stavano dicendo adesso una cosa molto importante, secondo me, e che emerge dal servizio, l'hanno spiegata benissimo i ragazzi, e un pochino si contrappone alle eccellenze che ci hanno portato i nostri ospiti. Quello di un sistema che tende ad opprimere la piccola impresa. Perché queste eccezionalità rimangono tali. Invece per diffondere la piccola impresa serve proprio di recuperare alcune cose come l'artigianato, come per esempio sta accadendo in Sardegna, dove le fabbriche se ne vanno, lasciano senza lavoro tutti, e un grosso impulso è venuto dall'industria casearia, che è tipica della Sardegna. Far star con i giovani fa bene, abbiamo appena sentito, far ingiovanire. Mauro, per quello tu ti sei messo tra Federica e Debora. Stai benissimo, ti vedo già ringiovanito dall'inizio della nostra chiacchierata. Allora, se avete voglia di riascoltare Francesco, di rivivere le nostre storie, ma anche di chiedere a Emanuele, a Letizia, comunque qualsiasi consiglio o qualsiasi considerazione, il nostro sito è www.tuttalavitadavanti.la7.it. Noi vi salutiamo, grazie per aver vissuto insieme a noi tutto questo percorso e ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Tutta la vita davanti! Thank you.